Buonasera e ben ritrovati amici telespettatori con il consueto angolo del vero volley, appuntamento del mercoledì sera, dove andiamo a analizzare come tutte le volte cosa è successo in Casa Checkbank Milano e Saugelli Team Monza. Checkbank Milano che è tornata con un tiebreak vincente dal difficile campo di Isernia, mentre le Saugelli Team Monza a sorpresa si sono classificate campione d'inverno vincendo sabato in casa contro Lucca e approfittando del passo falso di Ornavasso che ha perso per 3-2 contro la penultima in classifica di Villa Cortese. Oggi purtroppo non abbiamo nessuna ragazza, nessuna persona per quanto riguarda il Saugella perché in questo momento stanno affrontando una amichevole a Montichiari contro la Serie A2 di Verona, squadra femminile che si è trasferita a Montichiari, per cui abbiamo solo un ospite per Checkbank Milano che vi vado subito a presentare, ovvero il posto 4 dei Canarini, se così si può dire, visto il colore della maglietta, Filippo Vedovotto. Buonasera. Filippo, se avete visto con il look nuovo dei capelli, si è tagliato, non è come Sansone, la forza te la toglie, No, ma penso di no. salti di più perché Vista pesi di l'ultima meno. partita. E infatti. A proposito dell'ultima partita, Isernia a campo difficile, si sapeva, anche se comunque loro sono nella metà bassa, anzi quasi bassa della classifica. La domanda è, oltre a spiegare un po' come è andata la partita, eravate sopra 2-0, poi vi siete fatti raggiungere per poi andare al tie-break. Cosa è successo? Isernia è un campo molto ostico e la squadra è molto grintosa e non molla mai un secondo, un pallone, niente. Quindi noi abbiamo avuto un calo al terzo set, siamo riusciti a giocare molto bene i primi due, però abbiamo avuto un calo sia fisico che mentale il terzo e il quarto set e quindi loro ci hanno raggiunto, però poi abbiamo dato la svolta finale al tie-break. Ecco, questo è importante perché di solito quando si va in rimonta poi il Sì. tie-break, invece voi siete Noi riusciti ci a siamo riusciti a vincere. entrare in campo con un approccio diverso e siamo riusciti a vincere il Quindi due punti importanti tiebreak. per Sì, quanto molto riguarda. importanti, visto il campo, la squadra che è molto ostica e quindi sono due bei punti. Ecco, magari poi qualche highlight o nella sintesi di stasera alle ore 21 potrete vedere la partita, anche se le qualità delle immagini, vi dico già, non sono perfette. Ci scusiamo anche se la colpa non è nostra, però purtroppo. Cardona come ha giocato, visto in questo nuovo ruolo che ormai ricopre da un paio di mesi da un Beh, posto? Cardona fortunatamente non benissimo, sinceramente non ha fatto questa gran partita e quindi abbiamo sfruttato, penso, ad avere questa occasione. E comunque lui è un giocatore molto d'esperienza, anche se non aveva una giornata molto brillantissima, è riuscito lo stesso a darci fastidio e ci ha rubato questi due set praticamente, a questo punto. Ha fatto l'esploit, poi Sì. Esatto, si è spento un'altra volta. Senti, usciamo un po' dall'ultima partita. Tu comunque l'anno scorso hai già affrontato questo campionato di Serie A2, quindi quest'anno sembra un po' più alto rispetto all'anno scorso. Secondo te qual è la tua impressione? Cioè il livello complessivo delle squadre e fare sicuramente. un'analisi finora di come sta andando il Beh, campionato? sicuramente rispetto all'anno scorso le squadre sono molto più competitive, non c'è nessuna squadra che si può dire dici vai là e sicuramente si vince 3-0. Sono tutte molto competitive, hanno creato degli organici molto, molto forti e poi ci sono stati anche degli innesti dei stranieri che l'anno scorso magari non ce n'erano così forti, qualche giocatore che è tornato giù dalla 1 per giocare in A2. E quindi è un campionato molto più bello, secondo me, rispetto all'anno scorso, molto più difficile. Ecco, secondo te la squadra che ti ha impressionato di più, visto che ormai le avete incontrate tutte? Secondo me Perugia. Perugia che in casa nostra ha vinto 3-1, se non sbaglio. E è la squadra che mi ha fatto vedere una pallavolo molto, molto bella, devo dire. Anche rispetto a Castellana, che magari ha dell'individualità molto, molto forti, invece Perugia è molto, molto più squadra, devo dire, e quindi secondo me La stessa impressione che ho avuto anch'io, una esatto. relazione correlazione muro-difesa che veramente Esattamente, non ho mai sì. visto quest'anno in A2. E il giocatore invece, parlando anche visto che Il appunto. giocatore penso Vujevic, Ecco, infatti. che Sì, ha vinto abbiamo. anche l'Olimpiade, anche Esatto. se ha la sua età, devo dire che sa giocare a pallavolo, quindi quello che mi ha impressionato di Occhio più a dire su la di lui. sua età perché è la mia età, Sì, vabbè, però sai. Vujevic.
No, forse un anno in più, adesso non mi ricordo bene di che Ecco, vedi. anno è. Però lui gioca ancora, a differenza mia che ho dovuto abbandonare. Ora vi lasciamo un attimo degli highlights nel caso non possiate vedere tutta la partita stasera. Poi rientriamo in studio con Pippo e proseguiamo con l'angolo del vero volley. A dopo. Quindi siamo 13 a 10, a 2 punti dal match Milano, e adesso va a servire il match di Milano. Tanto sta per entrare in campo anche Barotti. Barotti entra adesso dopo la parte di Questi erano gli highlights del quinto set dell'ultima partita contro Isernia, gli ultimi punti poi che hanno dato la vostra vittoria del tie-break. Invece andiamo ad analizzare la prossima partita. Arriva un avversario non ostico per voi, di più, che è Molfetta. Per Sì. ora l'avete incontrata 2 volte e tutte e 2 le volte siete usciti sconfitti. È vero che avete sempre giocato a Molfetta, però è una squadra che indubbiamente non ci si aspettava forse, anche se dire una neopromossa, poi vedere chi ci gioca va un po' a togliere quel discorso della neopromossa perché è tutta gente di esperienza. Cos'è che dovete fare voi per riuscire a finalmente vincere contro Molfetta? Beh, sicuramente Molfetta è la novità, diciamo, del campionato, perché penso sia l'unica squadra che nessuno avrebbe scommesso che sarebbe cos'è, terza in campionato, mi sembra. È quarta. Quarta. E lì a ridosso di 6 Sì, grade. esatto. No, hanno trovato un affiatamento molto forte tra di loro e poi, come hai detto tu, noi abbiamo giocato sempre lì, giù a Molfetta, nel loro palazzetto, si trovano bene, hanno un gran pubblico che C'è il li fattore sostiene, campo, esatto. fattore campo. E qui adesso, beh, in casa nostra bisogna vedere. Noi daremo il massimo, come al solito. Cercheremo di analizzare bene cosa è andato sulle 2 partite precedenti e cercare di migliorare questi aspetti. E noi ce la metteremo tutta come al solito, speriamo che
di riuscire a farcela a battere questo giro. Il giocatore che temi di più di Molfetta? Ma io penso l'opposto, Vucikov. Sicuramente il giocatore a cui vanno i palloni, magari più che scottano di più, i palloni più decisivi, è in gran forma. Sì, quello è vero. Sì, e quindi penso sia lui quello più da temere. Anche se dico, io l'ho commentata spesso, Molfetta, ti devo dire che tra tutti, anche al centro, tra Giglioli e Botti, stanno facendo un buon campionato. Sì, anche al servizio, hanno un ottimo servizio, esatto. Quei due. Soprattutto due quello centrali. Che sta facendo meglio di tutti è Giglioli, sì. Appunto, bravo, al servizio. Mm-hmm. Invece andiamo a toccare quel tema di quel 3-0 che avete preso purtroppo in casa di Molfetta, che vi ha eliminato dalla Coppa Italia, che vabbè, abbiamo già raccontato, quindi non stiamo lì. Mm-hmm. Però si sono delineati poi alla fine le semifinali. Sì. Ti aspettavi alla fine che le quattro classificate fossero effettivamente poi le prime quattro che ora guidano la classifica di Serie A? Ma sì, su tre squadre sì, magari su quella di Molfetta sinceramente no. Speravo che ci fossimo noi, ma invece è successo, una giornata storta per noi, quindi hanno meritato loro. No, le altre squadre secondo me sì, me le aspettavo abbastanza. E devo dire che comunque se la sono meritata, insomma, hanno fatto un'ottima prima parte di campionato e quindi è giusto che siano loro a essersi qualificate alle Final Four. Ecco, l'anno scorso poi alla fine ha vinto Ravenna il campionato, Padova è andato ai playoff, sì. E comunque la Coppa Italia l'ha vinta Santa Croce, sì. Che quest'anno comunque non sta neanche facendo un gran campionato rispetto all'anno scorso, che si è giocata poi fino alla fine la Serie A1 con Padova. Secondo te un pronostico di questa finale di Coppa Italia, chi è che può spuntare fuori? Oddio, ma io secondo me, visto il momento, potrebbe essere Perugia. Visto il momento, perché è la più in forma, in questo momento, anche se Castellano ovviamente si sa il livello di squadra che c'ha, quindi ogni partita a sé. Esatto, sei poi gratis, bisogna dire che si gioca su campo neutro e partita, esatto, secca, quindi partita secca, quindi non si sa. Secondo me è quella che magari un po' meno sono segrate, magari perché adesso ho avuto l'infortunio del palleggiatore e Molfetta, penso, presumo, dopo non si sa. Ogni partita fa il suo corso, quindi. E staremo a vedere, esatto. Poi chi è che spunterà quest'anno la Coppa Italia. Grazie Pippo, in bocca al lupo per domenica, anzi noi ci vediamo domenica. Invitiamo tutti ovviamente sempre al Centro Pavesi per la partita alle ore 18. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento con la sintesi di Cicchetti Isernia contro Che Banca Milano. Buon proseguimento con i nostri programmi.